L'ordine del giorno reca l'audizione, ai sensi dell'articolo 143,2 del regolamento, delle commissioni congiunte Quarta Camera e Quarta Senato del Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli. Avverto preliminarmente che la pubblicità dei lavori odierni sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi e circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione sul canale satellitare, nonché la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Saluto la Presidente della Commissione Difesa del Senato, senatrice Tesei, e tutti i colleghi presenti. Do quindi il benvenuto, anche a nome della Presidente Tesei, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, al generale di Divisione Aerea Francesco Presicce, al colonnello Gianluca Dello Monaco e al tenente colonnello Alessio Argese. Avverto che i nostri lavori dovranno concludersi entro le ore 10, poiché avranno inizio i lavori in aula. Come convenuto con la Presidente Tesei, dopo l'intervento del generale Vecciarelli sarà data la parola ad un parlamentare per gruppo per un primo giro di interventi. Dopo la replica del generale potrà avere luogo, ove il tempo a disposizione lo consente, un secondo giro di domande da parte di altri colleghi che ne facciano richiesta. Chiedo ai colleghi di fare pervenire fin d'ora al banco della Presidenza la propria iscrizione a parlare. Do adesso la parola al Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Vecciarelli. Prego, generale. Presidente Tesei, Presidente Rizzo, onorevoli senatori e deputati delle Commissioni Difesa di Senato e Camera, buongiorno e grazie per l'odierna convocazione. È questa per me un'occasione importante, è il nostro primo incontro dall'inizio del mio mandato come Capo di Stato Maggiore della Difesa e mi sia consentito di esprimere il piacere che provo nel relazionarmi con loro, certo della più ampia, fattiva e reciproca collaborazione. Innanzitutto desidero porgere il deferente saluto degli uomini e delle donne militari e civili che ho il privilegio di avere alle mie dipendenze e che servono il nostro Paese con diuturno impegno e dedizione tanto in patria quanto all'estero. Nel corso del mio intervento, beneficiando della presentazione sullo stato delle singole forze armate già portato alla loro attenzione dai rispettivi vertici militari lo scorso semestre, illustrerò la mia vision e le linee programmatiche che intendo sviluppare durante il mandato in aderenza alle direttive dell'autorità politica. Intendo così valorizzare il lavoro dei miei predecessori, ben consapevole che il completo conseguimento degli obiettivi che verranno definiti necessiterà un orizzonte temporale esteso e soprattutto coerenza programmatica. Condividerò con loro il contesto in cui le Forze Armate stanno operando e i possibili impegni futuri associati ai nuovi scenari di sicurezza senza trascurare le minacce. Lo scopo è quello di illustrare il percorso che stiamo seguendo per sviluppare uno strumento militare che valorizzi il personale e che sia pronto, integrato o, se possibile, duale, dotato delle capacità essenziali, misurato alle disponibilità finanziarie, a supporto dell'industria nazionale, ma soprattutto riconosciuto nella sua utilità per il sistema Paese. Entriamo nel vivo inquadrando le dimensioni militari dello scenario strategico globale. Ci muoviamo oggi in un contesto di sicurezza che richiede sempre più un approccio strategico collettivo di sistema Paese, con stretta interrelazione tra apparato di sicurezza e difesa, intelligence, diplomazia ed economia. Vecchi e nuovi attori statuali e non statuali attraversano in modo spregiudicato gli ambiti di confronto, crisi e conflitto, i cui confini appaiono sempre meno chiari e definiti. Forme di ibridazione conflittuale, sia informativa, politica, economica, legale, rendono ancor più evidente la bontà e la necessità di un approccio nazionale interdisciplinare ed integrato. In tale contesto l'Italia, in virtù della sua peculiare posizione geografica, è interessata dai principali flussi di carattere globale, in grado di veicolare opportunità di prosperità e crescita, ma anche le principali minacce alla sua sicurezza. Come a voi tutti è ben noto, il compito principale delle Forze Armate è quello di garantire la difesa della patria, dei suoi interessi e contribuire alla sicurezza e alla vitalità dei flussi che la interessano. Pertanto, vorrei effettuare una sintetica analisi delle minacce e delle sfide focalizzata sui citati flussi che impattano sull'area di interesse strategica per il Paese, ovvero sull'area euroatlantica ed euromediterranea. Nella direzione orientale, un focus particolare merita la regione balcanica. Si tratta di un'area in continua evoluzione e il suo precario e complesso equilibrio
è costantemente posto in discussione dagli attori geopolitici interni ed esterni. Nello specifico, preoccupano particolarmente i perduranti processi di radicalizzazione islamista e l'incertezza del profilo evolutivo del dialogo fra i paesi dei Balcani occidentali, con ripercussioni dirette sull'Italia e sull'Europa. Ampliando la visuale in tale direzione, prevale la rinnovata assertività degli attori statuali. Riporto una particolare preoccupazione in ambito NATO relativamente al mix di azioni di natura ibrida e convenzionale portate avanti dalla Federazione Russa. Inoltre, crisi regionali insistono su aree particolarmente ampie del Medio Oriente ed interessano capisaldi nevralgici quali il Libano, la Siria, l'Iraq. Lungo la nuova via della seta, la Repubblica Popolare Cinese, attore globale in costante crescita economica, tecnologica e militare, sta ampliando la propria influenza in Occidente con linee di azione prevalentemente orientate alla sfera finanziaria e alla penetrazione commerciale, ma anche con latenti rafforzamenti di potenza militare opportunamente distribuita. Nella direzione meridionale, continente africano, mediterraneo e spazi limitrofi, preoccupa per le più immediate ripercussioni sulla sicurezza nazionale ed europea la compresenza di dinamiche correlate al terrorismo internazionale, ai flussi migratori transcontinentali e alla diffusa fragilità statuale. Sono queste dinamiche ulteriormente acuite da fenomeni destabilizzanti di lungo periodo, quali il cambiamento climatico, l'esposizione demografica e la scarsità di risorse accessibili per la popolazione. Paesi esterni alla regione, principalmente Federazione Russa e Cina, interagiscono nell'area per acquisire vantaggi specifici su selezionati dossier prioritari. Lungo la direttrice occidentale, invece, il legame transatlantico è in un'ottica nazionale ed europea l'elemento di sicurezza e stabilità che occorre tutelare dalle spinte divisive presenti. A questo sistema complesso di fattori esterni si aggiungono altre minacce e sfide in grado di agire trasversalmente al di fuori di una dimensione geografica specifica, come ad esempio la minaccia cyber e lo sviluppo delle cosiddette disruptive technology, tecnologie avanzate in grado di generare vantaggi competitivi significativi e che, pertanto, vanno comprese nella potenzialità e sfruttate in maniera proattiva ed innovativa. Infine, vanno considerati anche macrofenomeni che non sono oggetto di azioni antropiche, come ad esempio le calamità naturali. Sono fenomeni e minacce definibili quali geografico-agnostici, ma posizionabili univocamente rispetto ad un determinato quadrante o direzione geografica, per i quali non è possibile prefigurare facilmente una definitiva linea evolutiva. Sono questi i cosiddetti shock strategici o cigni neri. Una possibile schematizzazione della situazione potrebbe essere geometricamente ricondotta ad un triangolo in cui gli stati in competizione strategica caratterizzano la direzione orientale. I fenomeni destabilizzanti sono associati al quadrante meridionale, mentre quello occidentale costituisce il lato strategico da preservare in senso economico, militare e culturale. L'esposizione combinata agli effetti diretti e indiretti delle citate minacce e sfide, l'incertezza propria degli ambiti naturali, l'imprevedibilità correlabile con le attività umane richiedono all'Italia di mantenere alte e credibili le proprie capacità di difesa nel sistema integrato delle alleanze, anche tramite nuove forme di deterrenza e risposta. In parallelo, risulta necessario sviluppare ulteriormente la continuità d'azione tra sicurezza, difesa e resilienza nazionale. Nel contesto di sicurezza e difesa finora illustrato, con il desiderio di identificare una strategia per il Paese, il faro di riferimento per ispirare i ruoli attuali e futuri delle Forze Armate è e rimarrà la Costituzione. Voglio sottolineare infatti come a tutti noi militari sia ben chiaro che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, certamente non sulla forza militare, e che al popolo intendiamo rispondere per ogni nostra azione operativa ed amministrativa. Per le Forze Armate Italiane lo spirito di servizio verso la patria, la sua difesa e sicurezza hanno un significato morale forte ed elevato, di coesione nazionale, che fuoriesce dalla semplice accezione di tutela fisica e territoriale. Attiene infatti ad un sistema di beni e valori da preservare collettivamente.
Proprio in quest'ottica ritengo che, come ormai accade da alcuni anni, le Forze Armate debbono essere chiamate ad operare non solo a difesa territoriale dello Stato, quindi a difesa dei confini, ma a tutto tondo per la sicurezza dei nostri cittadini e delle istituzioni in Italia e all'estero, così come a tutela dei flussi energetici, finanziari ed economici, degli interessi del Paese nel rispetto delle disposizioni costituzionali e con lo spirito democratico della Repubblica. Allo stesso modo è fondamentale per noi sottolineare il ripudio della guerra quale elemento d'offesa alla libertà degli altri popoli. Le Forze Armate si pongono quale strumento di perseguimento della pace internazionale, per la quale, secondo la Costituzione, siamo disposti ad accettare delle limitazioni di sovranità nazionale, nella consapevolezza che nessun Paese è oggi in grado di affrontare da solo le attuali sfide alla sicurezza. Pertanto, l'Italia partecipa attivamente alle iniziative per promuovere la stabilità nell'ambito delle maggiori organizzazioni internazionali e di quelle su base regionale. Per l'Italia, come è ben noto, l'Alleanza Atlantica è l'organizzazione di riferimento, in grado di esercitare il dialogo, la dissuasione, la deterrenza e la sicurezza e difesa militare contro un ampio spettro di minacce. La vitalità della NATO e la nostra partecipazione si basano sulla condivisione dei valori fondanti di coesione, solidarietà e unità di intenti, con l'obiettivo di esercitare i cosiddetti tre core task del concetto strategico dell'Alleanza, ovvero difesa collettiva, gestione delle crisi e sicurezza cooperativa. In tale consesso, sulla base del mutato contesto geostrategico, è stato intrapreso un adeguamento della postura dell'Alleanza. Da questo percorso sono scaturite la nuova policy di dialogo, deterrenza e difesa della NATO e le iniziative di proiezione di stabilità per declinare in maniera più efficace i citati tre compiti principali. In tale ambito sono in corso delle iniziative importanti per la rassicurazione dei paesi alleati del fianco est e per quel che ci riguarda per fronteggiare minacce e sfide che promanano dal sud. In parallelo alla NATO, che rimane il riferimento per la difesa collettiva, l'Unione Europea si sta dotando di una autonomia strategica in termini tecnologico-industriali e di capacità di intervento come Global Security Provider a tutela degli interessi strategici propri e degli Stati membri. Ancor di più, l'Organizzazione delle Nazioni Unite rappresenta per l'Italia un ineludibile riferimento di legittimazione per le questioni di sicurezza internazionale. In concreto, l'Italia svolge un ruolo di primissimo piano nelle operazioni di pace delle Nazioni Unite, cui fornisce importanti risorse, attestandosi come primo tra i paesi occidentali, quale contributore dei caschi blu e ottavo finanziatore mondiale. Inoltre, l'Italia aderisce, unitamente ad altri paesi insistenti nella regione europea del Mediterraneo esteso, ad alcune iniziative di partenariato in aree di interesse vitale, con paesi rivieraschi del bacino mediterraneo ed in aree di interesse strategico, quali quelle del Sahel, del Corno d'Africa, del Mashrek e del Golfo. In tale quadro, la rilevanza delle relazioni europee ed euroatlantica risulta evidente. Con l'Unione Europea e la NATO ed i loro Stati membri ed alleati percorriamo una strada fondata su valori, storia, sofferenze, ma anche speranze, ideali comuni e condivisi. Aspetto importante questo da salvaguardare e tenere a mente, soprattutto in questo momento in cui la comunità internazionale si sta interrogando sull'evoluzione del contesto globale. La nostra nazione ha storicamente improntato le proprie scelte su una strategia coerente con la direzione principale definita da tali organizzazioni. Su questa stessa strada, tuttavia, appare possibile identificare svincoli complanari e paralleli, deviazioni temporanee che ci consentono di cogliere eventuali opportunità e di coltivare interessi peculiari e vitali per la nazione. Ma il senso non potrà che essere unico ed il punto di arrivo identico: sicurezza, stabilità e prosperità diffusa. Con un'immagine figurativa, questa strategia potrebbe essere definita dei viali complanari, ovvero rimanere aderenti ai disegni delle alleanze, ma con la possibilità di salvaguardare ancor di più gli specifici interessi nazionali, mantenendo salda la direttrice maestra. In tale contesto è da evidenziare come le organizzazioni internazionali per la sicurezza risultano credibili nei confronti dei potenziali avversari solo se coese e solitari, e se concretizzano le intenzioni con i fatti.
Per quanto riguarda la nostra partecipazione alla NATO, è importante tener fede agli impegni condivisi. In questo primo ambito, la qualità delle nostre capacità militari e soprattutto la nostra contribuzione alle operazioni NATO, in pratica i nostri militari, ci hanno messo temporaneamente al riparo da più severe osservazioni relativamente al budget della difesa. Infatti, il Paese si posiziona ancora lontano dalle medie di riferimento della spesa militare indicata dalla NATO ed auspicate dall'Unione Europea. Ciò nonostante, l'impegno che le Forze Armate esprimono macroscopicamente ammonta a quasi 14.000 militari, di cui più di 7.000 impiegati in territorio nazionale con compiti di sicurezza interna e pubblica utilità, e circa 6.500 unità fuori dal territorio nazionale, in 38 operazioni in 27 paesi diversi. L'importante partecipazione dell'Italia alle missioni di supporto alla pace ha rappresentato negli ultimi 20 anni forse il maggior fattore di prestigio e di credibilità del Paese, una parte sostanziale delle capacità di politica estera. Le Forze Armate hanno sempre dimostrato versatilità e capacità di integrarsi con efficienza ed efficacia in chiave internazionale, interforze ed interministeriale, rispondendo con prontezza alle diverse richieste di intervento sia in Italia che all'estero. Nel futuro, in coerenza con le indicazioni politiche, la difesa continuerà a profondere un crescente sforzo nelle attività di proiezione di stabilità, prioritariamente nella regione euro-mediterranea e nelle aree contigue di interesse strategico, a tutela nell'immediato delle nostre esigenze di sicurezza e nel tempo di una più stabile cornice internazionale. In tale ambito, accanto alle attività militari di contrasto e contenimento, dovranno essere sviluppate modalità di intervento finalizzate alla prevenzione, attraverso il supporto allo sviluppo delle capacità delle forze di sicurezza locali, opportunamente armonizzate con le iniziative di cooperazione e sviluppo nazionali ed internazionali. Nell'area euroatlantica, la partecipazione attiva ai consolidati meccanismi di dialogo, deterrenza e difesa collettiva, sia della NATO che dell'Unione Europea, rappresenterà la migliore garanzia di un'adeguata condizione di sicurezza. Sul territorio nazionale, infine, lo strumento militare continuerà a concorrere in supporto alle istituzioni preposte e dalle autorità locali alla lotta al terrorismo e al rafforzamento della sicurezza interna, partecipando, compatibilmente con le capacità disponibili, ad operazioni ed interventi di notevole impatto sociale, ovvero di natura emergenziale. L'esigenza che si sta palesando in questo ambito è quella di elevare ulteriormente la capacità sempre garantita di integrazione e risposta delle Forze Armate, ricercando sinergie ancor più strette con gli interlocutori nazionali. E questo è un cammino che la difesa ha intrapreso con convinzione e che sta consentendo di pianificare risposte corali e sistemiche. Focalizzando ora l'attenzione sui metodi per sostenere gli interessi nazionali, ritengo che la futura strategia di cui la nostra nazione vorrà dotarsi dovrà essere informata ad un approccio concreto e sinergico di tutte le diverse componenti dello Stato. E perdonatemi se mi appare necessario richiamare ancora una volta l'esigenza di un più coeso, energico ed attivo sistema Paese, strutturato in particolare sulle componenti diplomatica, informativa, militare ed economica, a mio avviso indispensabile per poter affrontare le complesse sfide dello scenario che ho sommariamente delineato. È una necessità impellente, recentemente prospettata anche dalla signora Ministro della Difesa, che mi vede pienamente concorde. Occorre realizzare una strategia per la sicurezza nazionale, che sia unitaria, sistemica e collegiale, per il potenziamento della sicurezza collettiva e della resilienza del Paese, da sviluppare secondo un approccio multidimensionale, interdicasteriale ed interagenzia. La definizione di tale approccio sistemico, in analogia con quanto fatto da altri Paesi alleati, non potrà che risalire alle massime autorità di governo. A mio modo di vedere, si tratta di una grande opportunità cui le Forze Armate stanno attivamente contribuendo. Un esercizio di coesione nazionale in grado di raccordare gli interessi vitali del Paese e di conseguenti obiettivi strategici della nazione, con modalità innovative e sinergiche per perseguirli, utilizzando mezzi adeguatamente sviluppati e sostenuti anche finanziariamente. La strategia di sicurezza nazionale, un documento di assoluta novità per l'Italia, da cui potrà scaturire la definizione di una strategia della difesa
e di una strategia militare per il Paese. È uno strumento essenziale per perseguire obiettivi di lungo periodo, con un approccio sistemico ed interdicasteriale, finalità per le quali la dimensione militare, se opportunamente valorizzata e sostenuta, risulta abilitante, coessenziale e capace di raccordare in una linea d'azione continua la difesa, la sicurezza e la resilienza nazionale. Mentre ne sento la mancanza, mi appare sempre più evidente come la solidità, il buon funzionamento di un Paese ed il suo equilibrio siano sostanzialmente frutto del prodotto, non della somma, evolutamente mi ripeto, tra le capacità di informazione, di intelligence, quelle diplomatiche e militari, economico-industriali di cui si è dotato, oltre che dei valori e degli ideali che ne animano il popolo. Se soltanto uno degli elementi di questo complesso giroscopio non mantiene il corretto sincronismo, se uno solo di questi perde il passo, tutto il sistema perde valore, alterando la nostra stabilità di traiettoria complessiva ed il nostro equilibrio, la nostra capacità di assorbire e reagire in modi adeguati alle sollecitazioni esterne. Sono convinto che le Forze Armate, per la loro stessa essenza e vocazione multidisciplinare, possono svolgere un ruolo catalizzante e trainante di tutti gli altri strumenti istituzionali per incrementare la resilienza dell'intero sistema Paese e del benessere diffuso. Quindi possono esserne il volano. Per consentire questo si dovrà ricercare ancora maggiore sinergia, vorrei poter dire la massima, con gli altri ministeri, con l'industria e con il mondo accademico, nonché con i settori della ricerca di base ed avanzata, per consolidare meccanismi stabili di collaborazione trasversali, anche in un'ottica duale, ferma restando la prerogativa delle Forze Armate dell'uso legittimo della forza militare. Una sinergia che si potrà realizzare solo attraverso la reciproca conoscenza delle competenze e delle modalità operative delle amministrazioni civili e militari dello Stato, sviluppando capacità di pianificazione e condotta congiunta delle attività. Ciò consentirà di accrescere ulteriormente la resilienza nazionale di fronte alla più ampia sfera di minacce di origine antropica e naturale e di aumentare il valore aggiunto in termini di pubblica utilità delle Forze Armate a beneficio di tutti i cittadini. Intendo ora illustrare le priorità necessarie per l'operatività dello strumento militare. Il compito del mio mandato, di fronte all'attuale rapida evoluzione del contesto di riferimento, si proietta nel dover preparare la difesa ad affrontare almeno i prossimi 10-20 anni, di prevedere le minacce che caratterizzeranno tale periodo, di definire come contrastarle, sviluppando coerentemente le capacità necessarie. Una strategia quindi di medio termine che non sia influenzata da logiche contingenti, mediatiche o preconcette. A premessa di ciò, quale presupposto di base indispensabile, sento il bisogno di un'approfondita riflessione di ampio respiro che consenta di incrementare la consapevolezza nazionale in merito al ruolo delle Forze Armate, della loro assoluta utilità per la collettività e della conseguente necessità di salvaguardarne l'impiego. Abbiamo tutti insieme, e mi appello principalmente alle signorie loro, la responsabilità di individuare una strategia che sia indipendente dai condizionamenti, che superi approcci campanellistici e settoriali, forieri di resistenze e attriti al cambiamento organizzativo, un'opportunità per migliorare i meccanismi amministrativi, per attualizzare il quadro normativo. La difesa ha in atto un continuo processo di trasformazione evolutiva che interessa più aspetti, che spaziano dalle capacità militari fino al capitale umano. Un'evoluzione rivolta all'individuazione coerente e precisa delle minacce moderne e dal confronto con nuovi scenari di impiego. In tale ottica, la pianificazione dello sviluppo capacitivo delle Forze Armate è orientata a dotare lo strumento militare di piattaforme tecnologicamente evolute ed economicamente sostenibili, gestite nell'ambito di un'organizzazione snella e dinamica, connotata da processi decisionali rapidi e procedure attuative orientate alla prontezza e alla efficacia dell'impiego delle forze. Tale processo consentirà di avere uno strumento militare caratterizzato da una maggiore funzionalità ed in grado di fronteggiare un più ampio spettro di minacce, oltre che capace di fornire un contributo multidisciplinare più attuale, indirizzato alla sicurezza e alla resilienza del Paese. La possibilità di esprimere elevate capacità operative nei diversi domini permetterà alla difesa
di relazionarsi con crescente credibilità ed autorevolezza nel contesto internazionale, in coerenza con il livello di ambizione e con il ruolo che l'Italia vuole svolgere. Lo strumento militare nella sua evoluzione non prescinderà, per quanto possibile, dal concetto di dualità nella sua declinazione moderna. Esso saprà agire in piena sinergia con le altre istituzioni ed agenzie nazionali, salvaguardando tuttavia la propria specificità militare che ci è indispensabile per poter operare con efficacia operativa. È questo un processo sottoposto a continua revisione e verifica, così come si richiede ad una Continuous Learning Organization, deputata a garantire la salvaguardia di interessi centrali per la nazione, un processo che intendo orientare lungo tre dorsali principali: la valorizzazione del personale, la tutela della capacità di risposta alle sfide, la razionalizzazione dello strumento. E sempre con l'obiettivo di assicurare la salvaguardia e la promozione degli interessi nazionali, garantendo con continuità la necessaria prontezza di risposta sia nella protezione delle minacce sia nell'assolvimento degli altri compiti istituzionali e concorsuali previsti dalla legge. Nel presentare di seguito le linee programmatiche che intendo perseguire, vorrei iniziare proprio dal personale. Posso dire con orgoglio e convinzione che il personale delle Forze Armate è altamente motivato e determinato e svolge il proprio servizio in favore del Paese con slancio, senso del dovere e dedizione incondizionata, anteponendo sempre l'interesse collettivo a quello individuale. È fondamentale tutelarlo e sostenerlo, creando le condizioni essenziali affinché gli uomini e le donne delle Forze Armate, militari e civili, possano vivere, addestrarsi ed operare al meglio. Sono fermamente convinto che il personale si colloca al centro di ogni processo decisionale e che la sua valorizzazione in senso esteso non può soggiacere alle sole logiche di mera disponibilità finanziaria. In questo senso, anche sulla scia della particolare sensibilità e sulle azioni già intraprese a favore del personale dalla signora Ministro della Difesa, intendo impegnarmi a garantirne la tutela e a salvaguardarne le legittime aspettative, valorizzando in particolare la condizione e le professionalità di tutte le categorie, beneficiando anche dei contributi collaborativi delle associazioni sindacali quando saranno pienamente implementate ed operative. In quest'ottica si opererà per garantire ulteriormente la tutela dei rapporti familiari e della condizione genitoriale, favorendo per quanto possibile i relativi ricongiungimenti. Si continuerà inoltre a salvaguardare la salute e la sicurezza del personale, un aspetto che rappresenta una priorità assoluta a tutti i livelli. In tale ambito, quale più ampio concetto di benessere, è centrale ripagare l'impegno, il senso del dovere, la passione e il contributo quotidiano, sia in Italia sia all'estero, del personale in uniforme con un adeguato livello di dignità e rispetto, prima ancora dei compensi meramente salariali. Questo dovrà e potrà passare, ad esempio, attraverso la revisione dello schieramento delle infrastrutture militari, ricercando in ottica interforze le necessarie ottimizzazioni. Questo attraverso la messa a norma dell'intero parco infrastrutturale della difesa, attraverso una ottimizzazione delle procedure per la gestione e il mantenimento del parco alloggiativo, attraverso la progettazione in maniera innovativa degli insediamenti militari, prevedendo anche aree di aggregazione per il personale e i loro familiari accessibili anche al personale civile. Una rivisitazione delle indennità in caso di incidente in servizio al fine di tutelare le famiglie attraverso un'analisi critica delle procedure per l'avanzamento e la promozione di iniziative migliorative dei profili retributivi. Ulteriore impulso sarà dato poi alla formazione e all'aggiornamento professionale. Si lavorerà per sviluppare un approccio per fornire nuove opportunità ai giovani, ad esempio ricercando il ripristino dell'equiparazione tra i titoli professionali rilasciati dalle Forze Armate e quelli acquisibili presso enti civili. Parimenti, nell'ambito del personale, non può essere sottaciuta la necessità di rivalutare i contenuti delle norme che hanno disposto il taglio lineare degli organici, entro il 2004, da 190.000 a 150.000 unità, specie se posto in relazione con il progressivo invecchiamento sofferto per le politiche di reclutamento associate alla cosiddetta professionalizzazione, problematica quest'ultima parzialmente compensabile con il ripristino del principio della riserva assoluta. Oggi il maggior impegno richiesto alle Forze Armate necessita di forze giovani, proiettate alla modernità degli attuali scenari,
che potranno beneficiare del valore aggiunto garantito dal personale più anziano per le capacità e professionalità maturate, che non dovrà essere disperso. Dico questo, e ne sono fermamente convinto, anche se sono progetti ambiziosi che necessitano di una evoluzione concettuale dell'approccio alle singole problematiche. Necessitano di norme adeguate e di risorse dedicate. Ad esempio, una stima iniziale ha evidenziato che per il solo adeguamento infrastrutturale alle norme antinfortunistiche si necessiterebbe macroscopicamente di circa 2 miliardi di euro, importo assolutamente significativo che, se non finanziato ad hoc, andrebbe ulteriormente ad intaccare le già limitate risorse a disposizione della difesa per consentire il mantenimento dell'attuale livello di output operativo. Anche per questo chiedo il loro impegno, il loro supporto per aiutarci a rendere possibile questa evoluzione di approccio e per concretizzare in tempi congrui le diverse progettualità. Prenderò ora in esame le linee programmatiche, capacitive e finanziarie. E nel far questo non posso non rilevare, purtroppo, come l'attuale stato di salute delle Forze Armate evidenzi significative criticità che hanno determinato una diminuzione delle capacità operative esprimibili. Ciò trova la sua ragione nel progressivo invecchiamento di una larga parte delle piattaforme in inventario e nel rallentamento, se non nell'assenza in alcuni casi, di un piano di ammodernamento. Nello specifico, l'analisi dei settori di spesa della difesa afferente alla legge di bilancio 2019-2021 evidenzia che il settore del personale assorbe circa l'80% delle risorse, di cui 2% delle pensioni provvisorie, e che quelli dell'esercizio e dell'investimento si attestano rispettivamente a circa il 10% e il 9%. Il residuo 1% è per le cosiddette funzioni esterne. Questi ultimi due settori, mi riferisco all'esercizio e all'investimento, sono oggetto di un ipofinanziamento protratto nel tempo che incide gravemente sulla capacità di funzionamento e rinnovamento dello strumento militare. Anche agli occhi dei non addetti ai lavori appare evidente l'insostenibilità funzionale del sistema in essere a fronte di un riferimento internazionale ideale basato su una ripartizione percentuale del 50% 25-25. Ripeto, personale, esercizio, investimento. Conseguentemente, l'efficienza dello strumento, nonostante le continue revisioni e adattamenti, si colloca su soglie che in alcuni ambiti, parte dei quali strategici, risultano appena sufficienti o al limite inferiore della sufficienza. Se da una parte è possibile guardare con ottimismo all'istituzione e rifinanziamento del cosiddetto Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, che ha di fatto attenuato il lungo periodo di ipofinanziamento del settore investimento del comparto difesa, dall'altra parte le modalità di definizione attuale, annuale, delle dotazioni finanziarie del Fondo non consentono di avviare una pianificazione di lungo termine stabile. Per la pianificazione e la programmazione delle attività di procurement risultano infatti indispensabili certezza e costanza delle risorse finanziarie. Non mi è possibile in questa sede tralasciare il fatto che, mentre gli alleati aumentano gli stanziamenti verso il 2%, noi abbiamo mantenuto il budget per la difesa nel 2019, integrato anche dalle componenti del Ministero dello Sviluppo Economico e le missioni internazionali, pressoché invariato rispetto all'anno precedente, attestandosi a circa l'1,15%, con la previsione di un lievissimo trend incrementale all'1,7% nel 2020 per poi stabilizzarsi all'1,16% fino al 2024. Valori lontani dalla media di riferimento degli alleati. Una situazione che a mio avviso occorre migliorare sostanzialmente e che sottopongo alle loro valutazioni, consapevole che altrimenti dovremo rinunciare non solo all'efficienza di molti sistemi, ma già dal prossimo futuro anche ad interi profili capacitivi. Parallelamente, per preservare la capacità di risposta alle sfide, occorrerà accelerare ancora di più il percorso di razionalizzazione organizzativa e snellimento della catena di comando in chiave interforze già in corso. Al contempo, le Forze Armate dovranno ulteriormente sviluppare e corroborare in maniera continua le seguenti caratteristiche:
integrazione interforze e nel contesto intergovernativo ed internazionale. Prontezza operativa finalizzata a rispondere rapidamente alle varie minacce ed ad assolvere compiutamente tutte le missioni assegnate. Persistenza, intesa come capacità di operare in maniera continuativa in un definito dominio. Deterrenza, in grado cioè di dissuadere azioni indesiderate dei potenziali avversari. Resilienza, consistente nella capacità di sopportare e reagire a shock esterni senza pregiudicare la possibilità di operare con successo. Compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili, intendo quindi perseguire prioritariamente la disponibilità delle forze e degli assetti attuali, supportando le capacità esistenti, se valide e se finanziariamente vantaggiose, prima di pensare alle nuove, e garantendo comunque la disponibilità degli strumenti necessari per le operazioni in corso. Quindi, misurare la possibilità di soddisfare anche le esigenze in grado di portare beneficio in ambito interforze e di interesse interdicasteriale e quelle rilevanti e coerenti con gli impegni internazionali nell'ottica descritta nella citata strategia dei viali complanari. La risoluzione delle criticità programmatiche dei precedenti esercizi finanziari, il completamento dei programmi già avviati per evitare che vengano vanificati gli sforzi finora fatti e le risorse già investite, la prosecuzione delle bonifiche ambientali e la razionalizzazione delle infrastrutture, valutando anche la fattibilità di perseguire un'aggregazione interforze ed una modifica dell'impronta infrastrutturale, gravitando per quanto possibile al Sud. Il potenziamento della capacità di operare nel dominio cibernetico, il sostegno alla ricerca tecnologica. Nel particolare, nell'immediato, per quanto concerne le capacità, individuo le seguenti priorità per le quali auspico si sviluppino le condizioni finanziarie per intervenire. Per quanto riguarda l'esercito, è necessario provvedere al potenziamento delle forze medie, lo sviluppo di programmi tesi alla protezione delle forze, l'ammodernamento della componente corazzata e dei sistemi di comando e controllo integrati con quelli delle altre forze armate. Per la Marina appaiono necessari interventi per l'ammodernamento della componente subacquea ed il completamento della capacità di pattugliamento marittimo. Per l'Aeronautica, il potenziamento delle capacità di sorveglianza e ricognizione persistente e di superiorità informativa, il mantenimento e rinnovamento della componente aerotattica e la difesa antiaerea, quest'ultima ormai assolutamente insufficiente. Per l'Arma dei Carabinieri, il potenziamento delle capacità di trasporto tattico, mentre in ambito interforze, per la componente spaziale, lo sviluppo di programmi relativi alla capacità di osservazione terrestre dallo spazio, di comunicazione satellitare e di Space Situational Awareness. Inoltre, intendo perseguire il rafforzamento delle capacità afferenti ai centri nevralgici di comando e controllo, alle forze speciali e al settore dell'intelligence militare, finalizzata a mantenere alto il livello di Situational Awareness dei decisori politici e dei vertici militari attraverso processi di acquisizione, elaborazione e gestione dei dati e delle informazioni. A fattor comune, le nuove capacità dovranno perseguire, ove possibile, una elevata resilienza energetica per la riduzione dei consumi e dei fabbisogni, nonché per la produzione e l'approvvigionamento da fonti ecosostenibili. Approccio che nel settore infrastrutturale potrà essere concretizzato ricercando la possibilità di creare distretti energetici intelligenti, Smart Military District, massimizzando il ricorso all'autoconsumo. L'approccio metodologico per l'implementazione di tale progettualità dovrà avvalersi di attagliate procedure di controllo di gestione e di valutazione delle performance tali da consentire non solo il monitoraggio interno e la correzione di eventuali scostamenti programmatici, ma soprattutto la trasparente comunicazione e rendicontazione nei confronti del Parlamento e del cittadino. Mi accingo quindi a concludere. E volendo mettere a sistema quanto sinora espresso, mi sia concesso di sottolineare come la realtà della storia ci ha insegnato e come la mutevolezza degli scenari attuali ci conferma che la pace non sia uno stato permanente da dare per acquisito in modo definitivo ed irrevocabile. Per mantenere la pace, la stabilità, la difesa e la sicurezza è internazionalmente riconosciuta la necessità manifesta di una forza militare credibile, sia essa declinata e impiegata in senso deterrente, di dissuasione, di interposizione e certamente di difesa attiva in un ampio spettro di ruoli, anche di sicurezza cooperativa ed in concorso alle altre istituzioni per la sicurezza e la resilienza del Paese.
Il mio impegno è orientato a far sì che il Paese possa disporre di forze armate agili, snelle e motivate per svolgere tali ruoli, consapevole che l'efficienza militare, essenziale nei momenti di crisi, non è frutto di improvvisazione, ma di un continuo basato su coerenza, responsabilità e persistenza. Accanto all'impegno continuo del personale militare e civile delle Forze Armate, in un mondo dove sicurezza e difesa hanno completamente sfumato i loro limiti reciproci, è necessario un approccio corale della nazione. In tal senso, una strategia di sicurezza nazionale giocherebbe un ruolo chiave, innanzitutto quale riflessione collettiva, e potrebbe costituire la base di partenza per conseguire un approccio governativo multidimensionale, quello che in inglese viene chiamato Whole of Government Approach, ed evolvere verso un approccio nazionale multimodale, Whole of National Approach, in grado di catalizzare tutte le energie della nazione in un'ottica di difesa sistemica e resilienza sempre più diffusa e partecipata. Occorre per questo pensare in maniera innovativa alle politiche di finanziamento dello strumento militare, affinché le stesse non rimangano confinate ad un concetto di spesa, bensì di investimento fruttuoso per tutto il Paese. Ciò impone alle diverse amministrazioni e alla società civile un'evoluzione, un significativo salto di paradigma ed un lavoro preparatorio impegnativo tanto a livello culturale quanto strutturale, superando le normali e fisiologiche resistenze al cambiamento. A loro, onorevoli senatori e deputati, chiedo di continuare ad avere l'attenzione e la considerazione per le Forze Armate che avete finora dimostrato, ricercando e favorendo relazioni sempre più dirette tra la difesa e le commissioni parlamentari. Infatti, i giorni che stiamo vivendo impongono ancora una volta una più profonda e autentica comprensione del nostro ruolo. Questo implica in concreto la necessità di garantire un sostegno a 360 gradi alle iniziative in corso, afferenti tanto al settore del personale, finalizzato alla salvaguardia della dignità e conseguimento del rispetto, quanto allo sviluppo e mantenimento delle capacità e dell'associato livello di impegno operativo. Vi è, in ultima analisi, l'esigenza di risorse economiche e volumi finanziari che siano adeguati alle contingenze odierne e, cosa più importante, coerenti programmaticamente con i trend e gli sviluppi futuri attesi, in una logica di stabilità di medio e lungo periodo, per fare in modo che la difesa continui a costituire un'utile tessera di un pregiato mosaico più grande al servizio del Paese, della collettività e dei cittadini. In sintesi, l'impostazione programmatica sarà finalizzata a valorizzare il personale, lavorare in trasparenza e in sinergia, comunicare meglio il ruolo e l'utilità della difesa, contribuire alla definizione di una strategia di sicurezza nazionale, dare sostanza rilevante alla partecipazione alle alleanze, continuare a far evolvere la difesa in uno strumento agile, integrato, operativo, persistente, deterrente e resiliente, garantire risorse congrue e stabili. Per far ciò, qualora l'impostazione sia condivisa dalle commissioni, offro la mia disponibilità personale e quella del mio Stato Maggiore a lavorare in sinergia e a tempo pieno con le signorie loro, identificando problematiche, priorità e innovative modalità di lavoro congiunte nell'intento di sgombrare il campo dalle eventuali incomprensioni del passato e di addivenire a plasmare insieme una più dinamica ed agile organizzazione di difesa pienamente integrata nel sistema Italia e certamente in grado di espandere ancor di più il senso di utilità e di servizio al Paese, per plasmare insieme quindi una difesa che sia al contempo una forza ed una risorsa per il Paese. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie a lei, Generale. Io saluto e ringrazio la Presidente De Sei, che deve andare via per improrogabili impegni in Senato. Passiamo adesso agli interventi dei colleghi per porre quesiti o svolgere osservazioni. Do la parola al collega onorevole Ferrari. Prego. Grazie Presidente. Ringrazio Generale Vecciarelli per l'illustrazione delle linee programmatiche. Ritengo che abbia affrontato in maniera anche molto diretta quelle che sono la situazione e le criticità del sistema difesa del nostro Paese. Peraltro, nelle conclusioni
secondo me anticipato anche quella che è la domanda che avrei voluto porgli, e cioè lui, partendo dalla situazione attuale in cui definisce le necessità per il nostro sistema difesa, che deve essere garantito nella sua prontezza ed integrità, dotato di capacità essenziali, già lì rapportandole a quelle che sono le disponibilità finanziarie, e poi lì sostanzialmente ruota tutto attorno a quello, un supporto all'impresa, all'industria nazionale, garantito dalla ricerca, dallo sviluppo dei sistemi che possono avere anche, come ha fatto cenno, capacità duale per quanto riguarda il mondo della difesa, e mantenere un alto e credibile sistema di difesa all'interno di quel quadro di relazioni e e rapporti che abbiamo all'interno della NATO, all'interno dell'Unione Europea, in cui ci vede impegnato nella politica estera e difesa comune, piuttosto che in quelli che possono essere lo sviluppo dei programmi all'interno del Fondo Europeo della Difesa, nonché tutte quelle missioni che vengono svolte anche sotto l'egida delle Nazioni Unite. Ha poi nella seconda parte puntato sui tre obiettivi, cioè la valorizzazione del personale, la capacità di risposta alle sfide e la razionalizzazione dello strumento militare. Tutto per giungere poi a quell'analisi, a quella considerazione per cui il nostro sistema dovrebbe, paese, così come tutti quelli della NATO dovrebbero tendere al famoso 2% del rapporto del PIL per quanto riguarda le risorse da spendersi all'interno del mondo della difesa, ma che nel nostro sistema, oltre a assestarsi a un 1,1% ha uno sbilanciamento rispetto a quello che può essere la parte destinata al personale, l'80%, e il restante 20% per l'esercizio e l'investimento. La domanda sostanzialmente, ma l'ho colta poi nel proseguo della relazione, è: con le attuali risorse disponibili, cioè quelle stanziate nel bilancio 2019 ma anche nel pluriennale, questa ritiene di poter dare attuazione a un'inversione di tendenza rispetto a questo proporzionamento della ripartizione delle risorse, oppure l'unico metodo per poter invertire questa tendenza e andare incontro anche a quell'aumento percentuale, quindi tendenziale verso il 2%, è l'unica strada è quella di aumentare le risorse per l'esercizio e gli investimenti, così da ribilanciare anche questa condizione oramai cronica. Grazie. Grazie onorevole, la parola alla senatrice Rauti, prego. Grazie Presidente, volevo ringraziare anche il Capo di Stato Maggiore Generale Vecciarelli per questa sua illustrazione così articolata e così analitica, e approfitto anche per augurare buon lavoro, visto che questa è la prima occasione di incontro. E molto brevemente, tra i vari passaggi fondamentali dell'esposizione relativamente alle linee programmatiche c'è il nodo di quello che lei ha definito giustamente sincronismo, e quindi ha molto insistito concettualmente sul modello di sistema e di sistema paese. E in questa visione rientra anche il nostro ruolo fondamentale di grande prestigio e anche di grande efficacia nell'ambito delle missioni internazionali, in relazione con i tre compiti fondamentali della NATO, ovvero difesa collettiva, sicurezza cooperativa e gestione della crisi. Ecco, io tengo molto a questo nostro ruolo, che purtroppo però, si
collega in modo faticoso con non con le nostre capacità operative, ma con quelli che sono i tagli intervenuti anche nella legge di bilancio. Nonché questo viene anche accompagnato con l'annuncio di alcuni ritiri di truppe e con alcuni tagli. Sempre nell'ambito di questa situazione economica, quella distribuzione del 50% al personale, 25% all'esercizio e 25% all'investimento non lascia grandi margini, diciamo, a strategie non solo di medio termine ma anche di breve termine, soprattutto se noi incrociamo questa diciamo quantificazione con quanto giustamente viene anche pianificato in termini di benessere del personale, con quello che ne consegue in termini di impegno economico. E quindi come raggiungere gli obiettivi da lei così chiaramente indicati, evidenziati, e come conciliarli con l'attuale situazione, diciamo, economica. La seconda domanda invece è decisamente più non importante, ma più di dettaglio. Nelle linee programmatiche indicate, mi riferisco in particolare a pagina 24 che lei ha illustrato rispettivamente alle varie forze armate, volevo chiedere se tra le priorità delle linee programmatiche c'è anche la sostituzione dei velivoli AV-8B considerati, diciamo, superati, non voglio dire obsoleti ma superati, della Marina Militare con gli F-35, per mantenere però una capacità portaerei, come dire, all'altezza delle sfide che lei ha così brillantemente indicato. Grazie. Grazie a lei. Ho iscritto a parlare la senatrice Garavini. Prego. Grazie Presidente e grazie Generale Vecciarelli per la sua dettagliata illustrazione e tramite lei un apprezzamento, un ringraziamento a tutte le nostre uomini e donne delle Forze Armate che lei qui rappresenta, e anche da parte mia e del nostro gruppo i migliori auguri per il suo nuovo mandato. Un paio di domande. Innanzitutto, noi ci troviamo in una fase politica per la quale l'Europa, probabilmente per la prima volta, sta approcciando le questioni della difesa in modo unitario, in modo compatto, e si è dotata anche grazie ad un protagonismo italiano e grazie anche alla figura dell'altro rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini, si è dotata anche di risorse in ambito di difesa. Risorse che possono rappresentare una grande opportunità per l'Europa tutta, ma anche per i singoli paesi. In questo quadro, in questo contesto, sarebbe quanto mai auspicabile un protagonismo dell'Italia e anche una capacità però di cooperazione, una capacità di tessere alleanze con altri paesi, proprio per essere attrice, protagonista di importanti progetti che possano rappresentare da un lato l'utilizzazione di risorse in modo produttivo, in modo efficace, dall'altro anche un'opportunità per tutto il tessuto di piccole e medie imprese italiane che operano nel settore della difesa. In concomitanza con questo quadro però l'Italia da un lato ha previsto tagli da lei ben enucleati nella sua relazione, ma non solo questo, dall'altro, anche dal punto di vista politico, sta invece approntando e adottando una linea di politica estera di rottura rispetto a quella che è la tradizione del nostro Paese e anche di rottura rispetto ad una serie di partner internazionali che invece potrebbero essere appunto alleati strategici nella utilizzazione di questi strumenti che l'Europa oggi ci mette a disposizione. Penso in particolare allo scontro con la Francia di queste settimane, penso all'isolamento dell'Italia a livello europeo anche rispetto alla vicenda venezuelana, penso allo spingersi addirittura a mettere in discussione appunto linee guida di quelle che sono state la nostra politica estera storicamente, quindi con il pilastro appunto da sostegno di quella che è l'Unione Europea e d'altro lato addirittura anche il mettere addirittura in discussione l'Alleanza Atlantica. Allora, quali ripercussioni concretamente queste linee che il nostro Paese sta adottando rischiano, quali conseguenze rischiano di esserci
concretamente per l'Italia anche nella capacità oggettiva di essere parte in causa, di essere parte protagonista nella realizzazione e nell'applicazione di programmi quali la PESCO, quali, cioè tutta la serie di progettualità in cui l'Italia era già riuscita ad essere anche capofila o partner di importanti progetti, sia per quanto riguarda la PESCO sia per quanto riguarda il Fondo Europeo della Difesa. Inoltre, sempre nel contesto internazionale europeo, noi ci troviamo di fronte anche ad un'altra imminente realtà, che è quella della Brexit, tra l'altro una Brexit senza accordo, che per certi versi anche lì potrebbe forse rappresentare un'opportunità per l'Italia. Ma di fatto temo invece che sia tutt'altro, e anche lì grossa preoccupazione per quanto riguarda tutto quel potenziale indotto. Non dimentichiamo che abbiamo 11 miliardi, stime del 2017, di surplus commerciale che riguardano anche lì piccole e medie imprese italiane, per le quali i contatti, i rapporti, la collaborazione con la Gran Bretagna rappresentano il quotidiano, e quindi il quesito è in che misura una ipotetica hard Brexit, quindi un'ipotetica più che mai plausibile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea senza che si sia stilato un accordo, in che misura possa rappresentare un grosso problema anche per le ricadute in ambito proprio di difesa per il nostro Paese. Si stanno adottando misure per fare fronte ad una potenziale no deal, quindi Brexit senza accordo, e d'altro lato che contributo potrebbe dare l'Italia a livello europeo rispetto a ipotetiche situazioni da mettere in campo rispetto ad un'uscita emergenziale appunto senza accordo. E per finire una sua considerazione, e concludo Presidente, una sua considerazione rispetto all'opportunità che da parte italiana ci sia effettivamente, come preannunciato, ahimè, non in queste aule parlamentari, bensì su organi di stampa, di una plausibile uscita dell'Italia dall'impegno di missione in Afghanistan. Grazie tante. Grazie a lei. Do la parola all'onorevole Russo. Prego, onorevole. Grazie signor Presidente, ringrazio anche il generale Vecciarelli per la sua disquisizione. Appunto nel delineare le sue linee guida sono rimasto molto colpito, diciamo, dalla sua preoccupazione quasi dell'adeguamento infrastrutturale alle norme antinfortunistiche, che richiedono appunto 2 miliardi di euro e che dimostrano, diciamo, l'attaccamento e soprattutto la volontà di valorizzare il personale delle forze armate e anche quello dell'adeguamento delle infrastrutture, che sono un po' il cardine centrale intorno al quale ruota poi la componente fondamentale delle forze armate, che è quello della componente appunto umana, che è il valore aggiunto per ogni cosa, specialmente in un ambiente particolare come quello delle forze armate. Noi parliamo molto spesso di intelligence, che deriva innanzitutto dalla capacità di intus leggere, quello proprio delle capacità umane, ed è proprio per questo che mi ponevo una domanda molto importante. Noi qua, come lei ha delineato nelle pagine iniziali, ha delineato appunto quello che sono delle minacce geografico-agnostiche, dove l'elemento umano si va a coniugare enormemente con quello tecnologico. E le nuove tecnologie, soprattutto quelle legate al settore cyber, all'intelligenza artificiale, a quello del dominio spaziale, richiedono tanti investimenti. Volevo chiedere da parte sua se c'è un'intenzione di rimodulare un po' quello che è il concetto delle forze armate italiane in vista dello sviluppo sempre più elevato di questi nuovi domini che prenderanno, non sostituiranno del tutto, ma prenderanno sempre più una maggiore fetta di operatività rispetto a quelli tradizionali dell'aria, della terra e del mare. Grazie mille. Grazie, ho iscritto a parlare l'onorevole Perego di Cremnago. Prego, onorevole. Grazie Presidente, grazie signor Capo di Stato Maggiore. La ringrazio soprattutto per la trasparenza
e l'analisi dettagliata che ci ha offerto oggi. A nome del gruppo di Forza Italia esprimiamo il ringraziamento, la solidarietà, la vicinanza a tutte le forze armate che sono un pilastro del nostro Paese. In questo senso non posso che condividere la sua riflessione quando dice che le politiche di finanziamento non devono essere confinate a un concetto di spesa, bensì a un concetto di investimento fruttuoso per il Paese. Questo è quello che la nostra forza politica crede fermamente e la nostra azione politica nel periodo a venire sarà sempre finalizzata a dare sostegno e risorse finanziarie adeguate alle forze armate. In questo senso le chiedo, nei punti elencati lei parla di potenziamento della capacità di operare il dominio cibernetico. Allora la domanda è molto semplice: lei crede che al netto che le risorse limitate di cui possono contare in questo momento le forze armate a seguito dei tagli della legge di bilancio sia possibile comunque un potenziamento delle capacità di operare il dominio cibernetico che richiedono notevoli investimenti non soltanto in personale, e in questo senso siamo consapevoli che le forze armate si debbano dotare di personale competente nella materia, che è una materia tutto sommato nuova, mi passi la semplificazione. Allo stesso tempo però richiedono ingenti risorse infrastrutturali e tecnologiche. L'altra questione invece è se, rispetto a una domanda più specifica, qual è il suo parere, se posso chiedere, in merito all'ipotesi del ritiro del contingente italiano dalla missione in Afghanistan, alla luce anche delle interviste che ho avuto modo di ascoltare di uno dei capi dei talebani su una tematica che personalmente mi sta molto a cuore, che è quello dei diritti delle donne, il quale già ventilava l'ipotesi di ritorno all'utilizzo dell'hijab, classi separate uomini e donne, quindi una sorta di ritorno al passato, un passato che vorremmo dimenticare. Grazie. Grazie onorevole, do adesso la parola al generale Vecciarelli per la replica. Prego generale. A rispondervi, palesando la mia soddisfazione per le domande che mi sono state rivolte, che evidenziano un interesse particolare per le nostre problematiche, a conferma dei rapporti che abbiamo avuto nel passato e di quelli che potranno venire nel futuro. Inizio a corrispondere in sequenza all'onorevole Ferrari, quando mi chiede se è possibile con queste risorse affrontare le diverse problematiche. Questo è un problema che io mi pongo tutti i giorni. E ancora una volta faccio riferimento alla Costituzione, in particolare all'articolo 97. Il buon andamento della pubblica amministrazione dovrebbe essere basata su concetti di efficienza ed efficacia. Ecco, quando le risorse non sono sufficienti ci si attrezza, e fatemi dire che noi, e questo vale un po' come risposta per tutti, sono ormai parecchi anni che abbiamo imparato a stringere la cinta e a organizzarci di conseguenza. Chiaramente questo, e vi è evidente, non consente di soddisfare la pluralità delle esigenze. Quindi lasciamo sempre un qualche ambito scoperto. Questo riferimento del tuo 2%, a cui così spesso adesso si viene chiamato in causa, sia da parte degli alleati della NATO che a valere sulle aspettative europee, da parte mia e da parte di noi non è visto come un'assoluta esigenza, un'assoluta opportunità. Noi ci rendiamo benissimo conto di quelle che sono le difficoltà che il Paese sta affrontando in questo momento. E direi che, sebbene questo è auspicabile, un 2%, vorremmo avere quanto di più possibile per soddisfare pienamente tutte le nostre esigenze. Io vorrei dire che, abituati a stringere la cinta, noi sapremmo rendere efficiente il sistema con un qualcosa anche di intermedio. Quello che vorrei mettere in evidenza è che proprio il buon andamento della pubblica amministrazione mi porta a sottolinearvi come manchi un pezzettino in una curva che appunto è una curva esponenziale di ritorno nel costo efficacia. Ci manca questo ultimo pezzettino, quindi non è un incremento lineare, ma è quest'ultimo pezzettino di finanziamenti che farebbe aumentare l'efficienza e l'efficacia del sistema in misura esponenzialmente proporzionale. Quindi non guardiamo al 2% in un momento in cui il Paese è così in grossa difficoltà,
Vorrei prospettarvi una soluzione intermedia e soprattutto la possibilità di avere stabilità di risorse, la possibilità di pianificare con un orizzonte di almeno medio periodo. Le nostre pianificazioni normalmente riguardano un periodo decennale, ventennale, e comunque i nostri contratti ormai non possiamo che condurli con una specie di mutuo pluriennale in tutti i settori. Quindi se si ha una stabilità programmatica, quello che riterrà il Paese di poter mettere a disposizione per le Forze Armate, non ultimo però vi prego di considerare di rapportarci a quello che fanno gli alleati. Oggi noi, per quello che riguarda il budget per la difesa, ci attestiamo al 22esimo posto. A mio avviso un paese come l'Italia, che fa parte del G7, dovrebbe avere almeno la stessa posizione. Questo non tanto per la difesa assoluta del paese, così come la possiamo concepire, ma proprio per la possibilità di partecipare agli altri ad essere un produttore di sicurezza, di stabilità, di pace internazionale. Ecco, noi oggi con grande sacrificio, e vi dico che questo è merito soprattutto del personale, degli uomini e donne che mettono la loro professionalità al servizio del sistema, veniamo a compensare questa insoddisfacente budget finanziario. E quindi per rendere efficace questa amministrazione, per garantire questo buon andamento, a mio avviso servirebbero risorse adeguate, probabilmente non nel numero a cui guardano gli altri alleati. Non so se ho risposto con questo alla sua domanda. La senatrice Raudi mi parlava del sistema paese. Io penso onestamente che nella pubblica amministrazione, non solo nella difesa, esista la capacità di individuare la strategia giusta per il paese, per fare sistema paese. Sono convinto che i colleghi delle altre amministrazioni a mio livello sappiano addirittura proporre al governo, al Presidente del Consiglio, quindi a una fascia di riferimento strategica, le opportune alleanze, le opportune cooperazioni, i paesi con i quali ci siano più possibilità di successo cooperativo. Di fronte a questi tagli, come rispondere? E qui probabilmente mi rifaccio anche alla senatrice Garavini, che mi parla di opportunità nei progetti di cooperazione internazionale, soprattutto europea. La cooperazione, al di là della volontà, deve essere strutturata sulla possibilità di entrare in cooperazione finanziariamente. Cioè, un progetto di cooperazione ha un senso se effettivamente, oltre alle dichiarazioni di intenti, poi effettivamente ci sono le risorse per entrare in cooperazione. Quindi noi ci siamo dati disponibili con il cuore oltre l'ostacolo, per esempio alle politiche PESCO. Noi siamo attori principali, mi sembra primi insieme alla Francia per 24 su 32 progetti. Però se nell'immediato non avremo le risorse per, fatemi dire, soddisfare quelle che sono le aspettative, questo afflato, questo entusiasmo verrà veloce, e mantenere in efficienza quello che abbiamo prima di rivolgermi ad altre imprese. E mi dispiace parlare così, perché ho speso buona parte della mia carriera, quasi 10 anni, nel Segretariato Generale della Difesa, quindi in quello che si chiama Direttorato Nazionale degli Armamenti, a identificare delle politiche cooperative che ci ponessero in ambito europeo, NATO, ma soprattutto internazionale, ed opportunità ce ne sono tutti i giorni, con quel ruolo che l'Italia sicuramente merita. Ma fatemi dire che con questo budget sarà veramente da rivedere le partecipazioni ai 24 progetti, selezionare quelli dove le nostre industrie potranno avere maggior ritorno, e lì fare leva. Volevo anche approfittare dell'occasione per ribadirvi un concetto che i miei predecessori, e comunque il sistema difesa, non ha mai visto il procurement dei sistemi come qualcosa di fine a se stesso, soltanto
come soddisfazione delle esigenze operative, ma ha sempre strutturato qualunque progetto, anche quelli che la nostra industria non sapeva sviluppare, sempre con la possibilità di un ritorno economico, finanziario per il sistema paese e occupazionale e di ritorno tecnologico. Quindi in questa direzione intendiamo muoverci, ma capite bene le difficoltà che in questo momento ci troviamo ad affrontare. E a questo poi penso di rispondere anche all'onorevole Russo, quando mi parlava giustamente dell'attenzione al personale. Certamente l'attenzione al personale meriterebbe il primo posto, la tutela del personale, i sistemi antinfortunistici. Ecco, ma se dovessimo dedicare la massima attenzione a questo obiettivo, tutte le risorse andrebbero e noi ci fermeremmo. Quindi il lavoro mio e dei miei predecessori è stato quello di un'attenta valutazione dei benefici a fronte dei rischi, ecco. Ed è un lavoro che quotidianamente devo continuare a fare proprio perché questa è la situazione. Ma lo facciamo ognuno di noi ogni giorno gestendo la propria famiglia e con quello che è il budget che riusciamo a portare a casa a fine mese. Ecco, quindi da buon padre di famiglia mi trovo ad affrontare la situazione tentando di bilanciare possibilmente le risorse in vari settori, tentando di far sopravvivere tutti in una maniera almeno sufficiente. Certamente, e vado a rispondere alla senatrice Rauti, ancora quando mi chiede se tra le priorità c'è la sostituzione degli AV8B con gli F-35. E affronto questo tema che per tanto tempo è stato in quest'aula, e ribadisco il concetto che l'F-35 non è una macchina fine a se stessa, soprattutto adesso che abbiamo modo di utilizzarla ci rendiamo conto che rappresenta effettivamente una rivoluzione, fatemi dire, politico-militare, ovvero non è tanto il concetto del passato di una macchina che ha dei missili o dell'armamento e lo usa come tale, è una macchina che potrà portare chi ce l'ha ad essere parte di quel gruppo di paesi che guideranno le azioni o comunque le decisioni internazionali, chi non ce l'ha a seguire. Ovvero è una rivoluzione di sistema, è un game changer che ci porta, fatemi dire, a parità di costi di una macchina altrettanto capace sotto profilo militare, ad avere dei benefici soprattutto nel settore dell'information superiority, quindi a gestire soprattutto le informazioni, ad entrare nel circolo di coloro che potranno scambiare tutte queste informazioni. E quindi l'F-35 non è soltanto una macchina che può decollare da una pista o in maniera orizzontale o verticale, è prima ancora tutto questo. Però oggi è l'unica macchina che potrà sostituire in prospettiva gli aeroplani a decollo verticale. Quindi ce n'è bisogno sia in generale per sostituire tutta una serie di aeroplani, ricordo il numero, una volta 256, ma anche quelli della portaerea. La portaerea è un qualcosa che con sacrificio abbiamo acquisito negli anni, dobbiamo mantenere perché dà una grande potenzialità a quelle che vorranno essere le azioni di stabilizzazione e di proiezione del Paese. Quindi in prospettiva, a mio avviso, saranno indispensabili. La senatrice Garavini. La politica di rottura. La politica per fortuna non mi riguarda, la lascio ben volentieri a voi. Io vedo una resilienza del sistema, se può consolare un pochino tutti, nel senso che a livello delle collaborazioni militari abbiamo sviluppato negli anni una continua interrelazione con i nostri alleati. Tale, non vorrei dire da metterci al riparo, ma sicuramente tale da assicurare una continuità dei rapporti e quindi io ritengo che in prospettiva, qualora le risorse finanziarie venissero assegnate, ci potrà essere possibilità di cooperazione non solo con gli alleati europei o della NATO, ma anche con chi dall'Europa è uscito come l'Inghilterra. Con l'Inghilterra abbiamo
Abbiamo instaurato in passato delle relazioni forti, stabili. La nostra Leonardo ha una componente significativa in quel paese. Io penso che ci siano le condizioni per continuare questa collaborazione, anche se dovesse uscire in maniera drammatica con una Brexit, hard Brexit. Condividiamo, io ritengo, prima di tutto valori, interessi di stabilizzazione e di pacificazione mondiale con l'Inghilterra. L'Inghilterra farà sempre parte di questa comunità europea, anche se se giocherà magari fuori dal sistema. Non vorrei aver saltato nessuno, ma c'era una domanda che riguardava l'Afghanistan e soprattutto spero così di soddisfare sia l'onorevole Perego che la senatrice Garavini. Ho avuto la fortuna, la considero tale, di poter essere ricevuto insieme al Ministro della Difesa dal Presidente Ghani. Ci ha voluto ospitare nella sala del governo, insieme a metà dei ministri. La metà di questi ministri presenti in quell'occasione erano donne molto giovani, sulla quarantina, molto ben educate, istruite, voglio dire, con una visione di avanguardia, e questa è stata la cosa che mi ha fatto piacere. Quindi si potrà, alla fine di questa esperienza in Afghanistan, semmai arriverà alla fine, trarre le somme, ma voglio sottolineare che quando ci avventuriamo nel ristabilire la stabilità di un paese come l'Afghanistan, provato dalla storia, con le vicende che conosciamo, col terrorismo in particolare, con questi ideali che chiaramente nei quali non ci riconosciamo, non è un processo di vittoria militare come se avessimo due opponenti uno di fronte all'altro. Voi dovete immaginare che oggi, come sapete, noi siamo in rapida diminuzione anche come conseguenza del dibattito parlamentare, da 800 a 700 unità a valle delle elezioni che sono state spostate tra l'altro da maggio a luglio. E dovete immaginare questi 700 nostri militari che hanno la responsabilità di una regione che è grande quanto metà Italia. Se pensate agli anni del terrorismo in Italia, poche decine di persone hanno tenuto in scacco tutta l'Italia, avendo in Italia tutte le forze animate da buona volontà a contrapporsi a questo tipo di terrorismo. Quindi questa è la difficoltà in cui oggi ci troviamo ad operare in Afghanistan. Sono certo che anche gli alleati non vorranno vanificare gli impegni innanzitutto umani ma anche finanziari che nel corso degli anni hanno portato nel paese, anche perché ho visto personalmente un embrione di rinascita significativa in quello che sono proprio i valori di un popolo, i diritti delle donne, e l'ho potuto toccare con mano avendo avuto modo di confrontarmi con loro e vedere nei loro occhi l'aspettativa di un futuro sicuramente migliore. Io penso quindi che per l'Afghanistan noi valuteremo insieme agli alleati quella che sarà la soluzione migliore. Gli accordi, chiamiamoli di pace, di questi giorni, prossimamente a Doha, nuovamente vedranno gli Stati Uniti interagire con rappresentanze talebane, e penso che a valle di questo processo potrà essere meglio identificato come, quando e se è possibile ritirarci da quel paese, avendo lasciato una situazione che non potrà che essere migliore, molto migliore di quella che abbiamo trovata all'inizio. Spero di non aver... Sì, ho dimenticato alcuni passaggi. L'onorevole Russo mi chiedeva se vediamo in questo nuovo sistema difesa un'evoluzione. Certo, certamente. E questa evoluzione è concentrata sull'informazione. Quello che ci troveremo a fare nel futuro è a prendere rapidamente decisioni, avendo una difficoltà a capire quello che una volta Clausewitz chiamava la nebbia delle operazioni. Ecco, noi dovremmo essere nelle condizioni di dotarci di mezzi adeguati a sgombrare il campo da questa nebbia, e quindi certamente dobbiamo avere un hard
vorrei dire, una componente hard, perché ci è indispensabile, ma dobbiamo proiettarci soprattutto, e lo stiamo facendo non senza difficoltà, fatemelo dire, e probabilmente non in numero adeguato proprio per la scarsità di risorse, ma quello che ci è necessario è proiettarci ancora di più nel mondo dell'intelligence, e quindi nell'acquisizione dell'ISR, Intelligence Surveillance Reconnaissance, nella cyber, nelle prospettive che ci possono venire dallo sfruttamento dello spazio, dal formare i nostri uomini su queste metodologie, perché di fronte, vi faccio esempio, a una missione di Predator, che è pilotato da un pilota e un operatore di sistema che si scambiano nel corso dell'operazione di posto una volta soltanto, ci sono dagli 8 ai 16 analisti che poi impiegheranno una settimana ad analizzare tutto quello che viene fuori. Quindi è questa la proiezione che vogliamo seguire, così come vogliamo creare una capacità necentrica di scambio delle informazioni, innanzitutto all'interno delle forze armate, fra tutte direi 4 le forze armate, ma anche possibilmente con l'apparato, con l'agenzia di sicurezza, per arrivare direttamente al Presidente del Consiglio affinché prenda le opportune decisioni che di volta in volta potranno essere prese. E quindi la cyber per noi non è soltanto una minaccia che oggi si infiltra nei nostri computer. Per noi la cyber è la tutela di quelli che saranno i punti nodali dello scambio di queste informazioni nello spazio, nell'aria, sulla terra e in mare. Spero di aver risposto. Io, a meno che ho saltato qualcosa di particolare, mi fermo per il momento qui. Bene, io non ho ulteriori richieste di intervento, rinnovo i ringraziamenti e i saluti al generale Vecciarelli per la sua sempre attenta e puntuale disponibilità, ringrazio tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie a tutti.